sono Carmen, Carmen mio nome, comunque loro mi dice Carmela, però Carmen, e mio cognome Ferlisi, e cognome italiano Ferlisi dal sud Italia, di Sicilia, per mio papà. Io ho 50 anni, sono qua 3 anni, 3 anni e mezzo. Io sì, io in Venezuela ero avvocata, lavoravo come avvocata e pertenecia, come dire, alla classe sociale bene. Era, e anche era professoressa di giurisprudenza all'Università del Governo. Io sono scappata da Venezuela per la situazione della guerra economica, politica, sociale che Venezuela si è presentato. Io già desde ragazza, desde quando mio papà mi parlava tanto della bellezza dell'Italia, la cultura, l'educazione, tante cose, io già era piaciuta per l'Italia. In mia mente non esisteva altra cosa che non fosse l'Italia perché loro sempre parlavano dell'Italia. Dopo mio papà si è lasciato Venezuela, si è venuto a Roma perché lui era malato del polmone. Lui si è dato un infarto polmonare e è morto nell'ospedale in Roma. Quando lui era in ospedale in Roma mi scriveva, io ancora ce l'ho la lettera. Io mi voglio guarire, vuoi star guarito, io ti voglio mandare i soldi. Mi ha detto anche la banca dove vivo, arrivare i soldi dell'Italia alla Venezuela, tu vai a prendere i soldi qua, io te lo arrivo, tu lo prendi, compra il boleto e te ne vai all'Italia, io ti aspetto all'Italia. Così ha detto. Quando ho visto che la situazione era cattivissima in Venezuela, io ho detto me ne vado all'Italia e tutti i miei fratelli, mia famiglia, lo zio, zia, tutti loro mi hanno detto tu sei una pazza, Italia è un altro mondo. Io dico no, io non vado a altra parte che non sia l'Italia. Io se non sto bene in casa di mia mamma, Venezuela, io so che vuoi star bene in paese di mio papà. Arrivato all'Italia, con la finestrina dell'aereo io vedevo la città di Roma. Io, ai, che bello! Le lacrime, io piangevo così sale. Io dissi, ai, che bello, mi sembra un sogno. Perché sempre aveva sognato che iba a venire all'Italia, però non così per la guerra economica che mi spingeva così, vai, sali! Io pensavo che Dio mi avesse preso per i capelli, mi saccava così, sale, di Venezuela. Mia nonna lo diceva, gli italiani sono grandi di cuore. Se tutti gli italiani, mia nonna diceva, che sta in Italia, c'è il cuore, che Michele Ferlisi c'è, significa che tutti gli italiani sono di cuore grande. Allora io ho cresciuto con questa mentalità. Allora io vedevo questa gran umanità di lui, anche io avevo una zia che lei era in sede, come si dice, sedia di rodella. Perché mia mamma la lavava e tutti. Dopo, quando era finito, lui la prendeva e la portava altre volte alla sedia o al letto. Io ho visto questo con i miei occhi, capito? E tutti lo vedevano. Allora lui, mio papà, ha sido un ambasciatore, si dice così, un ambasciatore in rappresentazione di tutti gli italiani di che c'è un cuore grande. Alcune volte quando hai visto che alcune persone, alcuni, non tutti, perché lì che si è trovato persone cattive all'Italia ha sido poco, perché la maggioria sono tutti buoni, però sempre nella vita trova il buono, perché niente è perfetto nella vita. Ma quando hai trovato le persone un po' cattive, io la prima volta mi sono tanto dispiaciuta, una volta se l'ho detto a una signora, io non sono cresciuta con la mentalità di avere gli italiani che sono cattivi. E la signora ha detto, ah è vero, però non sempre così. Va bene. Ho avuto la fortuna di che il comune, il dipartimento sociale di aiuto, mi ha fatto un contratto con una cooperativa sociale e è andato a lavorare come maestra di sartoria in carcere per il diritto della donna. E anche in Carita pure aveva mia macchina, perché già io me l'avevo comprata e la portava. E sempre questo laboratorio di cucito è portato qua in mia mente e in mio cuore. Qua, questo mi ha aiutato tanto. Se Dio me lo permette, io
io voglio fare, che io sono un'avvocata, io voglio qua l'Italia prendere il permesso per io ser, continuare a essere avvocata in Italia. Anche mi vedo pure nel mio mondo di modellista, di sartoria, di dipinto. Mi vedo come una persona che posso fare qualcosa per mio figlio, per me, anche per gli altri. Insegnare, insegnare agli altri come si fa il cucito, diventare questo progetto de, che io dico, el, che è l'arte dell'ingegneria della moda. E mi piacerebbe tanto continuare avanti con questo perché le altre persone si imparino questa arte che è più bellissima, è una passione per me questa.